tutti, io sono Liania e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi vi andrò a raccontare J.R.R. Tolkien, uno dei miei autori fantasy preferiti, nonché un autore, forse l'autore più importante del XX secolo. Dopo qualche informazione un po' così basilare, vi andrò a mostrare tutti i libri che ho di Tolkien e vi dico qualche mia impressione al riguardo. Partiamo subito. Tolkien è nato in Africa il 3 gennaio 1892 e muore in Inghilterra il 2 settembre 1973. Oltre a scrittore, è stato anche filologo, glotteta, accademico e linguista britannico. Fu un importante studioso della lingua anglosassone. È stato l'autore del Signore degli Anelli, L'Hobbit e il Silmarillion. Credo che queste siano le più importanti opere di Tolkien, ma ne ha scritte ovviamente ben altre. Per molti anni, infatti, poi è stato professore all'Università di Oxford, prima di tutto di lingua inglese, antico inglese, e poi lingua e letteratura inglese. Fu membro poi anche della Royal Society of Literature. Nel 1971 fu proprio Lewis, suo amico, che è l'autore delle Cronache di Narnia, se non lo conoscete. Tolkien fu scartato dal premio Nobel per la letteratura a cui era stato proposto proprio appunto da Lewis, però fu scartato per la sua scrittura che venne definita prosa di seconda categoria. Bravi! Complimenti, giuristi che eravate lì e avete scartato Tolkien, ve ne siete presi un po' il culo sinceramente, ma ve lo dico. Poi nel 1972 Tolkien ricevette la laurea honoris causa all'Università di Oxford, dove è insegnato per molti anni, e gli fu attribuito dalla regina Elisabetta anche l'onorificenza di commendatore dell'ordine dell'impero britannico, insomma cose molto importanti, come si dice qua in Abruzzo. E dopo la sua morte, nel 73, fu il figlio Christopher a pubblicare una serie di opere postume basate sulla raccolta del Signore degli Anelli, diciamo, basati appunto pure sugli appunti e i manoscritti incompiuti del padre, tra cui appunto il Silmarillion, che ne parleremo un po' alla fine. Quest'ultimo, insieme all'Hobbit e il Signore degli Anelli, formano un unico romanzo, come posso dire, un unico racconto, poemi, come posso definirlo, non lo so neanche io come si può definire, ambientati tutti ad Arda, l'ambientazione che il proprio Tolkien ha inventato, tra cui c'è anche la Terra di Mezzo ovviamente. Dopo la sua morte diversi autori si sono ispirati a Tolkien e alle sue opere, poiché le opere di Tolkien ebbero un grandissimo successo nonostante ci furono opere di autori, opere fantasy ovviamente, di altri autori precedenti a Tolkien, quindi c'è stato questo boom del fantasy proprio grazie a Tolkien e al Signore degli Anelli in particolare, credo, e all'Hobbit, e ci fu questa riscoperta del genere fantasy. Nel 2008 The Times ha posizionato Tolkien al sesto posto nella classifica dei 50 più grandi scrittori inglesi del 45. Bene, adesso posso finalmente mostrarvi i libri che ho di Tolkien. Partiamo dalla delusione più grande che io abbia mai avuto nei libri di Tolkien. Mi dispiace dirlo, sinceramente, perché l'idea era buona, l'idea era molto interessante, ed è il Silmarillion, che ovviamente, come dicevo prima, è stato pubblicato postumo dopo la sua morte e curato dal figlio Christopher, che è morto da poco, tra l'altro, mi dispiace tantissimo. Aveva comunque 95 anni, quindi penso sia giunto il termine alla sua vita, come giusto che sia, insomma. Però mi dispiace molto perché, cioè, vedo che nel Silmarillion l'idea c'era. Era l'idea di far scoprire ancora di più il mondo del Signore degli Anelli e dell'Hobbit. Tutto quello che non c'è stato detto nei precedenti romanzi, in questo
ce lo spiega. Però, sinceramente, ve lo dico la verità, in 400 pagine scarse, una noia morta. Cioè, io ci ho messo una settimana, ma giusto perché lo devo quindi leggere, perché se no altrimenti fosse per me non ma manco iniziato, ve lo giuro non l'avrei manco iniziato, perché è noioso. Cioè, io l'ho trovato molto noioso, 3 stelle gli ho dato, ma giusto perché Tolkien, ecco. Cioè, l'ho letto perché Tolkien, perché ammirando il Signore degli Anelli e Hobbit, ma se siete a quel tempo non leggetelo, perché per me è stato noioso. Poi vabbè, provate, non lo so, però credo che sia un po' quello proprio noioso, perché spiega tutte le origini della Terra di Mezzo, degli dèi, cazzi e mazzi, e sì vabbè, però sarebbe interessante in realtà un film o una serie TV. Quello sì, quello mi piacerebbe molto, cioè secondo me potrebbe essere valido un film o una serie TV sul Silmarillion, anche se sarebbe molto difficile, dato il mattone, dove non c'è un dialogo, cioè c'è poco dialogo magari, tutto un racconto in terza persona, dove magari fanno vedere questi elfi, i nani, gli dèi. Cioè, credo sia molto difficile realizzarlo in realtà. Chi ha letto il Silmarillion magari mi può capire, però sarebbe interessantissimo. Cioè, mi interesserebbe più un film del libro. Cioè, strano da parte mia, molto strano che io lo dica, però effettivamente sul Silmarillion credo che sia molto valido. Vabbè, comunque, passiamo avanti con i libri. Allora, questo è in realtà un'edizione bellissima dell'Hobbit, degli Elfi, che mi aveva regalato mia zia forse 2 o 3 anni fa, letto praticamente in 2 giorni. Bellissimo, divertentissimo, pieno di avventure. Ovviamente conoscete tutti l'Hobbit, chi magari ha letto il libro, chi ha visto i film, che vabbè, poi ne parliamo. Bene o male, conoscete tutti l'Hobbit, quindi senza che racconto le storie. Comunque, molto brevemente, per chi non lo conoscesse, ma proprio quell'1% delle persone che non conoscono l'Hobbit, racconta la storia di Bilbo Baggins, di come trova il fatidico anello e di come poi se lo nasconde, come poi suo nipote Frodo lo riceve in eredità. Che poi quello in realtà viene spiegato all'inizio del Signore degli Anelli, però vabbè. Comunque racconta di come viene trovato questo fatidico anello, di tutta la storia che c'è dietro, perché poi naturalmente Bilbo verrà a scoprire la verità sull'anello, e quello poi vabbè lo farà anche Frodo. Però bellissimo, cioè piccolino, divertentissimo, giustamente con una scrittura molto fluida, molto leggera, perché giustamente l'Hobbit era anche riferito a un pubblico un po' più piccino, diciamo. Quindi ci sono anche alcune figure che adesso non so se ecco, l'ho trovata una, ma me la sono già ripersa, vabbè. Comunque ci sono anche queste figure, eccola, è una bellissimo, e quindi vi consiglio, cioè voi comunque figuratevi una piccola riflessione, un libro di 200 pagine, forse 300, ma no, 300 pagine. Un libro di 300 pagine, come fa a diventare un 3 film? Cioè, ditemelo voi, di 2 ore ognuno. Non lo so. Comunque, piccola riflessione, che poi vabbè, verrà dopo. Poi abbiamo, questa è in realtà una chicca che vi volevo far vedere, che ho, che in realtà vorrei concludere con gli altri libri. Primo libro del Signore degli Anelli in inglese. Cioè, questa edizione è meravigliosa. È bellissima. Io voglio anche gli altri. L'ho pagata veramente molto poco, tipo 8 euro, una cosa del genere. Io pretendo anche gli altri. Sono qui dietro le altre edizioni, tra cui l'Hobbit. Quindi, oltre a finire il Signore degli Anelli, vorrei anche l'Hobbit di questa edizione in inglese, che è bellissima. Io ho provato a leggerlo, è stato un po' difficoltoso, però avendolo già letto 2 volte in italiano e visto i film tipo non so quante volte, ho perso il conto dopo la seconda volta, non è stato qualcosa in realtà difficile capire la trama. Ma ci sono quei termini che magari si usavano nel Novecento in Inghilterra, che ovviamente in questi anni si è evoluto l'inglese, non è l'inglese magari che si studia adesso, ma è un po' più crudo, un po' un picchino diverso, ci sono qualche chicca qua e là. Però sinceramente, appunto, avendo letto 2 volte l'inglese, guardato i film,
Ma ovviamente, avendolo già letto in italiano e guardato i film, la storia la conoscevo, quindi mi sono potuta soffermare più sui termini che non conoscevo. Mi sono andata a leggere tutti i termini, tutte le cose bellissime. Ci ho messo un po' a leggerlo proprio per questo motivo. Però ho imparato molto. Ho imparato moltissimo dell'inglese, perché io, sapete, sto cercando di iniziare a leggere in inglese, mi devo ancora sbloccare un po'. E sicuramente non iniziate con Il Signore degli Anelli se volete iniziare a leggere in inglese, sconsigliatissimo, però magari se avete un livello un pochino più alto potete provare. Poi abbiamo ovviamente il mattone più grande, la cosa più bella e dolce che io abbia mai avuto e mai avrò nella vita. Il Signore degli Anelli, ovviamente, cioè chi poteva essere mai Il Signore degli Anelli? In questa edizione della Bionpiani, che ho pagato 19 euro, quindi neanche tantissimo in realtà, e c'è la cosa, cioè sono affezionatissima al Signore degli Anelli, devo dire la verità, sono molto 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 affezionata. Ci ho messo un pochino a leggerlo perché volevo gustarmelo tutto, volevo capire bene cos'era il Signore degli Anelli, perché avendo visto solo i film prima di leggerlo, no, sempre sconsigliato guardare i primi film. Quindi me lo sono goduto benissimo. Racconta, ovviamente, per chi non lo conoscesse, la storia di Frodo e dei suoi amici che devono sconfiggere il male, devono distruggere l'anello che Frodo ha ricevuto in eredità dallo zio Bilbo. E c'è, cioè, pieno di avventure, bellissimo. C'è, cioè, ogni pagina, c'è una cosa. Sì, è tutto. Il Signore degli Anelli è tutto, ragazzi. Quindi non potete non leggerlo. Per favore, se non volete recuperare altro di Tolkien, fatelo con il Signore degli Anelli, per favore. Almeno il Signore degli Anelli, leggetemelo per favore, grazie. Allora, vorrei fare giustamente una piccola riflessione per quanto riguarda i film. Come vi volevo dire prima. Allora, per quanto riguarda i film del Signore degli Anelli, ci sta. Cioè, credo che sia la trilogia cinematografica preferita di sempre. Ce ne sono anche tantissime altre che raggiungono quasi il livello del Signore degli Anelli, ma niente come il Signore degli Anelli. Sinceramente, non vedo grosse differenze. Ce ne sono, naturalmente, ce ne sono. Il film ha i suoi pregi e i suoi difetti, come tutti i film tratti dai libri, questo è poco ma sicuro, però devo dire che in realtà Il Signore degli Anelli, il film, ha più pregi che difetti rispetto a tutti gli altri film tratti da libri, quindi devo dire che sono abbastanza soddisfatta del risultato dei film. Ottimo lavoro, bravi. Credo che sia il miglior film tratto da libri, non confondiamo le cose, tratto da libri, credo sia quello più fedele, quello meglio fatto. Ovviamente dovete considerare che in realtà Il Signore degli Anelli è uscito 20 anni fa, come minimo, adesso non ricordo bene le date, comunque circa 20 anni fa, quindi se andrete a vedere Il Signore degli Anelli per la prima volta, cosa che in realtà dubito molto, però magari qualcuno c'è che vorrebbe iniziare Il Signore degli Anelli, vedere il film, sappiate che sono usciti 20 anni fa, quindi non vi aspettate film recenti, cioè non vi aspettate chissà cosa, anche per quanto riguarda la grafica, soprattutto per quello. Ovviamente incontrerete attori di 20 anni più giovani, quindi se andate a spulciare anche su internet o sui social troverete gli attori vecchiati di 20 anni, ovviamente, cioè aspettatevi questo, ecco. Niente, in realtà, questo è in realtà sul Signore degli Anelli. La cosa che volevo dire era sull'Hobbit principalmente. Cioè, voglio dire, no? Cioè, un libro, come dicevo prima, 300 pagine, come si fa a farne uscire, cioè trasformarlo in 3 film di 2 o 3 ore ciascuno? Come si fa? Io li ho visti, ma proprio perché sono fan di Tolkien e sono anche fan di Peter Jackson, però no, bocciati, tutti e tre bocciati. Cioè, quel libro
Però se si dovesse fare un film fatto bene, fedele, come Dio comanda, uscirebbe un film da 2 ore. Un film da 2 ore scarso, secondo me. Perché quello è. Cioè, tu vuoi fare 2 ore e mezza? Va bene, ma riallunghi un po' il brodo, ma non così tanto da farne 3 film da 3 ore. È troppo, basta, no. Ma che, no. Cioè, cose che mai viste prima. Così. Che cos'è? Cosa sono? Chi è quel tizio? Che cosa fa? Non è mai successo. Cioè, metà dei film non sono mai successi. Però vabbè, ok, questo è il mio sclero. Ok, basta, perché sennò altrimenti qua uscirà un video troppo lunghissimo, che già siamo a 17 minuti. E niente, se questo video vi è piaciuto, fammi sapere. Lasciate un like, soprattutto. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate del Signore degli Anelli, soprattutto il film e il paragone che fate voi, il libro dell'Hobbit con il film dell'Hobbit, per favore, perché non è possibile che la penso solo io così, penso che siano tutti. E niente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!